candidato al premio che cosa valorizza del lavoro di un anno? Allora, il premio è particolarmente importante per noi e sono contenta che sia un premio di gruppo perché valorizza il lavoro che abbiamo fatto, che per noi è stato un anno assolutamente straordinario. La fusione dopo la riforma delle banche popolari che ha dato vita al terzo gruppo bancario del paese, la prima fusione sotto la vigilanza unica europea, quindi siamo molto contenti di questo riconoscimento. È bello perché siamo insieme intanto con tutti i colleghi della direzione legale e anche perché abbiamo occasione di vederci con gli altri colleghi in house e quindi riusciamo a parlarci, a scambiare idee, insomma una serata molto carina. Siamo molto felici perché è stato molto faticoso, siamo una struttura piccola e quindi voler lavorare noi in prima persona ovviamente comporta grandi responsabilità e grandi sacrifici, però ce l'abbiamo fatta, ce la stiamo facendo e quindi siamo contenti. Il premio per noi rappresenta un riconoscimento di questo sforzo, la squadra ci contava tantissimo ed è, io sono felicissima perché domani diremo a tutti che ce l'abbiamo fatta e siamo sulla strada per giusta e dobbiamo continuare in questa direzione. Siamo contenti per un riconoscimento ulteriore di aver raggiunto i nostri obiettivi aziendali di investimento, è un'occasione anche per vedere tanti colleghi, advisor, quindi una serata sicuramente piacevole. Sicuramente una serata molto riuscita, con tanta partecipazione e occasione per vedere colleghi, ex colleghi, quindi sicuramente un appuntamento piacevole a cui da ripetere. Il premio è stato molto apprezzato, è stato premiato un paio di concept, in particolare Wagamama e Casa Maioli, due brand importanti nel food and drink. È stato un lavoro molto intenso e siamo contenti di averli portati in Italia. Che sono gli ingredienti che caratterizzano una direzione come la vostra? Ma l'entusiasmo, la voglia di mettersi in gioco, di lavorare con intensità e accettare tutte le sfide che ogni giorno si presentano. Noi siamo una società molto snella, molto diciamo avveniristica anche per il tipo di produzione, visto che produciamo i razzi per andare sullo spazio, ovviamente siamo proiettati verso il futuro, quindi anche la nostra direzione vuole essere innovativa, veloce, smart. Questi sono gli ingredienti della nostra direzione legale. Si sta divertendo più questa sera o più l'altra sera? No, mi diverto sempre quando vengo qui, devo dire la verità. Poi è chiaro che se uno ha un premio si diverte un po' di più. Un commento al premio e che cosa valorizza del lavoro di un anno? Beh, questo premio valorizza il lavoro fatto sul nuovo piano industriale del gruppo Ferrovie dello Stato, che ha nella parte legale anche uno strumento molto importante per la sua implementazione. Si sta divertendo? Pensa che una serata come questa sia anche un momento di scambio di know-how, di crescita del mercato? È sicuramente un momento in cui ci si scambiano impressioni, esperienze, in cui ci si può vedere di persona in molti casi e quindi sì, è molto divertente. Siamo molto soddisfatti di questo premio perché sicuramente è un riconoscimento di impegni, sforzi. Noi facciamo molto in casa, cerchiamo il più possibile di produrre i documenti, di gestire i processi dall'interno, in house. E quindi è sicuramente un ottimo reward per tutta la squadra. Una serata come questa, oltre ad essere molto divertente, rappresenta un'ottima possibilità per fare networking, conoscere altri colleghi e confrontarsi in via informale sulle tematiche che ci occupano tutti i giorni. Ma cosa si dice tavoli? Si commentano i premi, si confrontano i team, si cercano spunti per fare meglio negli anni futuri. Perché è importante premiare gli in-house? È importante perché è un riconoscimento, una valorizzazione, quindi ci si sente partecipe in questo percorso, che è sicuramente un percorso che coinvolge tutto il sistema paese, e quindi è importante essere presenti perché ci si sente parte di questo ingranaggio. Sì. Vi state divertendo e pensate che una serata come questa sia anche un momento di scambio di know-how e di innovazione del mercato? Allora, molto divertente certamente, e soprattutto la possibilità di conoscere altri colleghi è indubbiamente un'esperienza molto positiva e molto piacevole anche. In un contesto del genere ovviamente i rapporti sono molto più facilitati. Un commento al premio, che cosa valorizza del lavoro di un anno?
Beh, io prima di tutto devo ringraziare Top Legal, devo ringraziare la commissione che mi ha scelto e i legali che mi aiutano nel lavoro quotidiano. Si sta divertendo e pensa che sia un momento di scambio di know-how e di innovazione del mercato? Sì, indubbiamente, è una bellissima serata, è un'occasione di contatto con molte persone, con i professionisti che già conosco, con cui lavoro quotidianamente, ma anche con colleghi in settori completamente diversi che non conosco, con cui non ho relazioni quotidiane e che è indubbiamente interessante incontrare e confrontarsi. Perché è importante premiare il lavoro di un in-house? Perché si affianca al lavoro del business, cercando di affiancare appunto tutte le attività e di arrivare in parallelo per il raggiungimento di un risultato comune. Ecco, come sta andando la serata? Vi aspettavate il premio? La serata è andata abbastanza bene, eravamo candidati per 3 premi, giurista emergente, general counsel e il settore TMT. Abbiamo ricevuto quello forse più importante per noi, che non è l'individuale ma è quello di gruppo, in un settore particolare.